Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi realizzerò nuovamente un dipinto di ben 3 anni fa per capire insieme a voi cosa è cambiato e darvi dei consigli pratici per migliorare con l'acquerello. Questo dipinto l'ho realizzato nel 2018 e ne ero anche abbastanza soddisfatta. Se lo guardo adesso, ovviamente mi fa tutt'altro effetto e ho pensato che poteva essere interessante rifarlo e non soltanto vedere quanto sarà diverso il risultato, ma anche il procedimento. Ho scelto una palette di colori abbastanza vicina a quella del dipinto di 3 anni fa. Non erano sicuramente gli stessi perché usavo acquerelli di un'altra marca, mentre la carta posso vedere che era di cotone, come quella che userò oggi, e anche i pennelli erano già dei buoni pennelli, quindi non posso dare la colpa ai materiali. Il primo consiglio è molto semplice, in realtà già posso darvelo in questa fase di disegno, perché è quella di segnare con la matita le ombre principali, o comunque di farci caso, di notarle prima di cominciare a dipingere. Vedete che le sto segnando anche in maniera un pochino accennata e senza chiaroscuro perché non mi piace creare il chiaroscuro con la matita, ma invece sto creando una sorta di contorno della forma che hanno le ombre che vedo. Il secondo consiglio è quello di cominciare dai punti più scuri e lo so che questo sarà un po' scioccante perché è risaputo che con l'acquerello si inizia dai chiari, proprio perché è trasparente, quindi non è coprente e non si può passare dallo scuro al chiaro, a parte qualche raro caso. Però dopo anni ho capito che in realtà cominciare con i punti più scuri e con il colore abbastanza denso mi aiuta a stabilire proprio i toni più scuri di tutta la composizione, quindi ad avere un punto di riferimento che mi facilita poi i passaggi successivi. A volte creo in questo modo anche le ombre più estese, però siccome mi piace molto l'effetto soffuso, che vedrete meglio dopo, preferisco fare bagnato su asciutto soltanto i toni veramente più scuri e ben delimitati. Queste altre ombre che sto mettendo con dei toni molto più chiari e anche più diluiti sono soprattutto per ricordarmi che lì ci sono delle ombre e se ci fate caso le sfumo comunque, non voglio che restino troppo nette. Il terzo consiglio è un po' più mentale, cioè considerare, soprattutto nelle fasi iniziali, in questi primi strati di base, tutti gli oggetti presenti nella composizione come un tutt'uno. Se noi guardiamo il dipinto fatto nel 2018, vedete che gli oggetti sono piuttosto separati tra di loro, quindi c'è una netta demarcazione tra i capelli, il volto, c'è quell'orecchio così staccato, la mano, lo sfondo. Ognuno a sé stante. C'è comunque un senso abbastanza di unità perché ho usato una palette limitata anche all'epoca, però comunque ci sono un sacco di separazioni tra un'area e l'altra che secondo me non giovano al risultato finale. E per fare questo bisogna proprio sfruttare la potenza dell'acqua, quindi il potere dell'acqua nell'unificare, motivo per cui io uso moltissimo il bagnato su bagnato. Infatti, vedete che anche quando comincio a mettere quello strato molto diluito per l'incarnato e quindi dipingo il volto, sto passando sopra intanto a tutto il volto tranne gli occhi, che magari sono un pochino più complessi, quindi li faccio dopo, però sul naso, sulla bocca, passo sopra tutto quanto e anche quando vado oltre il volto, vedete che sfumo con il pennello in modo tale che anche nel passaggio tra il volto e i capelli non ci sia un confine netto. Per dare questo senso di unità è anche importante avere dei pennelli abbastanza grandi, quindi questo consiglio riguarda i materiali nello specifico. Assicuratevi di avere dei pennelli abbastanza grandi rispetto al formato su cui lavorate, perché di nuovo se guardo il dipinto vecchio noto un sacco di piccole pennellatine, soprattutto nell'area dell'incarnato, del collo, che proprio distraggono. E in generale, a parte alcuni punti su cui si vuole portare l'attenzione, il resto è molto meglio crearlo con poche pennellate ragionate rispetto a tante piccole pennellate indecise. Il mio prossimo consiglio è quello di non avere paura del bagnato su bagnato. Questo è qualcosa che incontro spesso in chi comincia con l'acquerello, ma anche in chi già lo usa da anni, però tende a usarlo in maniera molto controllata. Se
Secondo me, cominciare presto a buttarsi nel bagnato su bagnato e non considerarlo come un nemico e dire no, non fa per me, è veramente importante per fare dei passi in avanti. Perché è vero che l'acquerello lo si può utilizzare in tanti modi diversi, non c'è solo questo, però secondo me è proprio ciò che lo rende unico, che lo rende diverso da altri materiali, questo potere dell'acqua, questi effetti dell'acqua. Prima superate questa paura, prima riuscirete a capire come controllare comunque un po' il colore e la forma sul supporto bagnato. E questo ci porta al prossimo consiglio, che è quello di accogliere gli imprevisti e gli effetti pittorici dell'acquerello, anche magari andando un po' a discapito della precisione. Questo è qualcosa che a me ha aiutato molto e in questo dipinto penso si possa vedere che molto spesso sembra che io stia perdendo la forma, stia perdendo in precisione per invece dare risalto all'elemento del colore. Poi ovviamente con l'esperienza si riesce ad equilibrare un po' questo discorso, cioè si riesce comunque a mantenere la precisione nelle aree più importanti e soprattutto nelle fasi successive del dipinto, ma soprattutto all'inizio è importante, secondo me, avere un approccio un pochino meno realistico, un pochino meno preciso. E il prossimo consiglio che voglio darvi è quello di non cercare di mettere lo stesso livello di dettaglio ovunque. Ve l'avevo un po' accennato prima, soprattutto appunto guardando il dipinto vecchio, c'è uno stesso livello di dettaglio più o meno ovunque, tranne nello sfondo. Mentre il mio modo di lavorare è cambiato in questi anni e ho capito che all'occhio piace molto di più fermarsi in punti precisi e delimitati e altri restano più soffusi, ed è proprio l'accostamento, la contrapposizione tra parti soffuse e parti dettagliate messe a fuoco che crea un insieme molto armonioso e molto piacevole. Ovviamente questo dipende anche tantissimo dal vostro stile, perché se il vostro stile è iperrealistico allora questo discorso non vale, perché per l'iperrealismo ci vuole il maggior numero di dettagli ovunque. Però ecco, è un procedimento, è un modo di pensare che secondo me aiuta, quindi anche solo come studio per fare degli schizzi io vi consiglio di provare. Per quanto riguarda il discorso che vi avevo detto sulle ombre, le avevo appunto un pochino delimitate con la matita. Se vi torna più comodo potete fare uno strato con il blu, con un tono neutro, soltanto delle ombre prima di cominciare. Io preferisco non farlo perché preferisco che i colori siano più vibranti, però ecco, il discorso è quello di fare caso alle ombre e in fase di pittura cercare anche di trattarle un pochino come un tutt'uno, quindi di nuovo non tante piccole pennellate ma una zona molto più estesa. In generale con l'esperienza si impara a fare meno, anche se può sembrare quasi un paradosso, però è proprio così, perché si impara a capire cosa non è necessario e cosa invece è essenziale. Quando non si ha tanta esperienza si tende a pensare che più cose si mettono meglio è. Con l'esperienza invece si impara a capire che essere proprio più minimali e più essenziali rende il dipinto più fresco, più godibile, più interessante. Fateci caso, anche per quanto riguarda gli artisti che vi piacciono e che seguite, quanto le loro pennellate sembrino un po' come senza sforzo. Tant'è che qualcuno potrebbe dire che ci vuole a fare questo, soprattutto questo può essere valido per quanto riguarda l'illustrazione, no? A volte ci sono delle illustrazioni veramente fatte con 4 pennellate, eppure tirano fuori un'espressività incredibile. Questo perché? Perché per arrivare a quelle 4 pennellate messe così ci vogliono anni di esperienza. Ora, questo non è il mio caso perché di pennellate in questo dipinto ce ne sono tantissime, però in generale questo approccio al fare meno è un ulteriore consiglio che voglio darvi.
Questi sono i miei consigli, spero che vi siano stati utili. Magari qualcuno si chiederà come ho imparato, come sono riuscita a migliorare, a parte ovviamente fare tantissima pratica, perché quella è la prima cosa. Sicuramente un ruolo importante l'hanno svolta dei corsi. E il corso più importante che io abbia seguito è sicuramente quello di Elena Brazzale, un corso che ho seguito all'inizio di quest'anno, che però presupponeva già una certa esperienza con l'acquerello. Quello mi ha dato degli strumenti che sono stata in grado di applicare perché comunque già conoscevo l'acquerello. Quindi io vi consiglio comunque di seguire dei corsi, perché l'acquerello è molto difficile e soltanto con i tutorial si rischia di restare un pochino così sguarniti da alcune conoscenze importanti. Io ovviamente spero che i miei tutorial vi siano utili, però ecco, quando trovate un artista che vi piace e vi piace come usa l'acquerello, vi consiglio di verificare se offre corsi che potete seguire, perché ecco, nella mia esperienza questo mi è stato molto utile. Mi è stato utile anche avere uno sketchbook e poter fare degli schizzi veloci, non soltanto dipinti, quindi fate tanti schizzi, tanti piccoli studi, magari cercate di studiare tenendo a mente poche cose per volta, tipo magari fate 5-6 studi in piccolo formato, se no sono anche molto dispendiosi a livello di tempo, in cui indagate un aspetto come la luce, oppure i volti, oppure un animale in particolare. Questo vi permetterà di progredire un po' più rapidamente, invece di disperdervi magari con tanti esercizi diversi. Affrontando sempre lo stesso soggetto avrete più facilità poi a ricordarvi cosa ha funzionato. Poi, per ulteriori consigli, magari ne parliamo anche in una prossima diretta. Voi, se volete, come sempre, lasciate un commento qua sotto. E questo è il dipinto finale. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, e anche se mi chiedo cosa ne penserò fra 3 anni di questo dipinto. So che ho ancora tanto da imparare, so che questa sembra veramente una frase fatta, però a me dà moltissima motivazione proprio l'idea, la consapevolezza che c'è sempre spazio per migliorare, per imparare, per arricchire, e per evolvere e per continuare questo viaggio. Basta, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, dove pubblico contenuti spesso. Intanto vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo presto nel prossimo video.